uno dei Pokémon migliori mai creati, sicuramente tra i più amati dai fan, sia vecchi che nuovi. Ma se vi dicessi che in realtà non è altro che la copia di un altro Pokémon, un Pokémon che, al contrario suo, è poco considerato. Del resto, Gengar è conosciuto come il Pokémon Ombra. Ma esattamente, di chi o di cosa è l'Ombra? Date un'occhiata ad una foto di Gengar e poi a una di Clefable. Le forme dei loro corpi sono quasi uguali, gli arti, la forma ovale del corpo, le orecchie, entrambe appuntite. L'unica differenza sostanziale è che Clefable presenta un ricciolo sui suoi capelli e sulla coda, mentre Gengar ha dei semplici spuntoni. Tuttavia, l'ombra di una spirale in posizione verticale, come la coda di Clefable, sarebbe semplicemente una linea, o in alcuni casi, un cuneo. Del resto, come ben sappiamo, le ombre spesso sono distorte, allungate, e difficilmente rispecchiano esattamente la nostra corporatura. Inoltre, anche i tipi dei due Pokémon forniscono numerosi indizi. Sebbene infatti Clefable sia di tipo folletto dalla sesta generazione, prima era di tipo normale, mentre Gengar è tuttora di tipo spettro. Dunque, erano immuni ai propri attacchi. Avete mai provato ad attaccare la vostra ombra? Oppure lei vi ha mai colpito alle spalle? Se non avete provato esperienze di questo genere, allora la teoria sotto questo aspetto può essere confermata. Probabilmente con il tempo il concept si è perso ed è stato gradualmente dimenticato, fino a rendere Clefable di tipo folletto. Ma perché creare un anti-Clefable? Dovete sapere che in origine il Pokémon prediletto di Ash non sarebbe dovuto essere Pikachu, ma, guarda caso, la prima evoluzione di Clefable, ossia Clefairy, senza contare ovviamente Cleffa, introdotto poi nella seconda generazione. L'idea dunque potrebbe essere stata quella di creare una controparte, esattamente opposta a quella buona. Pensandoci del resto, la controparte di Pikachu è Meow, gatto e topo. Animali che non vanno esattamente d'accordo. Un'ultima curiosità riguardante il Pokémon Gengar. Il suo nome proviene dal termine tedesco Doppelgänger. Il significato di questa parola è, curiosamente, gemello maligno.